Cala Brown non immaginava affatto che una semplice giornata lavorativa assieme al suo fidanzato si sarebbe trasformata sciaguratamente nella peggiore della sua vita. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him. Cala e il fidanzato Charlie Carver avevano trovato un lavoro sporadico in una zona rurale nel South Carolina. Ma per loro sfortuna avevano ricevuto una macabra sorpresa da parte di un perfido capo. He actually took us to the property this time instead of just giving us the GPS address because it was his personal property. Il datore di lavoro, il signor Todd Collep, si era incaricato di portare la coppia a destinazione. He unlocked the gate and he drove his vehicle through and we drove our vehicle through and he got back out of his car and locked the gate back behind us. Entrambe le automobili si sono spostate per ben 6 chilometri, fino ad arrivare ad una casa situata nel bel mezzo di una vasta campagna. There was a large garage at the time. I could see that it was two-story, but at the time I didn't know what was on the second floor. L'atmosfera era piuttosto tetra, tant'è che la coppia ha cominciato a pensare che si trattava di un inganno. Una volta giunti in questa solitaria e lontana zona, Todd ha cominciato a spiegare ad entrambi il tipo di lavoro che avrebbero dovuto realizzare. When he wanted to burst and clip the underbrush, he gave us both some hedge clippers. He said he was going to take us and show us what trail he wanted us to start on. Ecco come pian piano prendeva forma lentamente l'incubo più inquietante della loro esistenza. Todd put me on the ground and handcuffed me and cuffed my ankles and put a ball gag in my mouth. And then he told me he had to go take care of Charlie. Ma Cala non aveva idea di quel che l'aspettava in realtà. Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here and I never seen him again. He says he's dead and buried. Il giorno dopo, i familiari dei due poveri fidanzati, preoccupati, hanno avvisato le autorità locali, dando inizio ad una lunga ricerca durata più di 2 mesi. I mean, he let me know that I was his property and that I'd never go anywhere and... La giovane donna ha dovuto sopportare mesi di costanti abusi da parte del suo sequestratore, un mostro spietato. That's what he told me. As long as I served my purpose, I was safe. As long as I didn't fight back or run, I was safe. La povera Cala sapeva che per poter restare in vita avrebbe dovuto seguire alla lettera gli ordini del suo carnefice. I had to stay alive in order to be found. And I realized that it was easier if he thought things were going his way. So I made him think whatever I had to stay alive and to keep him from abusing me. Finalmente, dopo un'estenuante ricerca, le forze dell'ordine hanno individuato la coppia scomparsa con il serial killer dopo aver localizzato per l'ultima volta l'ubicazione del cellulare di Cala nella dimora del signor Collep. Da quel momento gli ufficiali si sono messi in movimento, finché non sono giunti nel luogo in cui la vittima era prigioniera. He normally got there at the earliest around 10. I think it was 9 o'clock. I started hearing noises, so I thought he was there early. And then I heard the lock, but he never came in. And then the lock, like, it kept making noise at the door. And then I heard somebody's voice. I couldn't say anything, I couldn't breathe, like, I panicked. Come per miracolo, i poliziotti l'avevano trovata, sola, incatenata, pietrificata dalla paura, in un freddo e buio container. Finalmente, le forze dell'ordine l'avevano messa in salvo, l'omicida è stato arrestato immediatamente. E qualche ora dopo è stato ritrovato anche Charlie, il suo corpo martoriato giaceva accanto a quello di altre 6 vittime. Dopo il ritrovamento dei cadaveri, Todd ha confessato tutti i delitti ed è stato condannato a ben 7 ergastoli. I'll always miss Charlie. Always wonder what our life would have been like. Una de las principales consecuencias a las que se podría enfrentar la víctima es a un estrés postraumático, ya que este se desencadena ante un suceso estresante o amenazante para casi cualquier persona. Malgrado il tragico e desolante epilogo della storia, Cala si sente benedetta dato che è ancora in vita. E anche se in questa triste avventura ha perso tanto, non può evitare di sentirsi una vera vincitrice. I would just tell him that no matter what he did to me, he did not break me. He cannot destroy who I am. And I won.